Ecco, auguri. Ancora un passo avanti nel processo di modernizzazione del trasporto ferroviario in Sicilia. Abbiamo comprato 5 treni POP modernissimi, all'avanguardia. I passeggeri potrebbero e potranno portare a bordo anche le biciclette senza pagare un biglietto suppletivo. Abbiamo speso circa 40 milioni di euro con i fondi programmati dalla Unione Europea. Con l'assessore Falcone abbiamo la serena consapevolezza che non basta un treno moderno per considerare efficiente il trasporto ferroviario in Sicilia. Servono anche infrastrutture sicure. Ecco perché continuo a sostenere che RFI, l'azienda dello Stato, farebbe bene adesso a passare dalla programmazione, come fa da 25 anni, alla progettazione, con progetti veloci, con progetti che si possano ottenere in tempi ragionevoli e poi mandarli in appalto. I soldi ci sono, non si capisce perché ancora da 25 anni si continua a parlare di realizzazione di ammodernamenti che non arrivano, tardano ad arrivare. Noi stiamo incalzando, chiediamo a Roma di essere più presente in Sicilia, non soltanto sul fronte delle infrastrutture ferroviarie, ma anche su quello delle infrastrutture stradali. L'ANAS è un'azienda da rifondare, ha fatto il suo tempo. Noi non accusiamo nessuno, ma riteniamo obiettivamente che non sia più nelle condizioni di poter far fronte alla domanda che arriva dal territorio. Oggi abbiamo la soddisfazione di portare anche a Catania i treni POP, i treni di ultima generazione in campo italiano. Era un impegno che il governo Musumeci aveva preso e un impegno che abbiamo rispettato.